Buongiorno a tutti, mi chiamo Diana Cossetto, sono figlia di esuli istriani e sono anche parente di infoibati, sono la cugina di Norma Cossetto e mio padre era il cugino di primo grado. Intervengo oggi semplicemente perché è una giornata importante, perché ricordiamo i nostri morti, i nostri martiri. E ricordiamo tutte le vittime che sono state uccise per mano dei partigiani comunisti di Tito e purtroppo anche aiutati, coadiuvati e supportati dai comunisti locali, sia italiani che slavi. E dietro la vicenda di Norma si nascondono tantissime migliaia, centinaia di altre vicende simili alla sua. Vicende che hanno un denominatore comune che è fatto di terrore, di orrore, di morte e di tragiche storie, storie familiari. In quel periodo tantissime madri, padri, sorelle, fratelli sono spariti, alcuni non sono mai stati più trovati e ancora giacciono sul fondo delle foibe e non hanno una tomba, non, e i loro parenti non hanno un posto in cui pregare e una tomba su cui porgere un fiore. E questa la ritengo una grossa mancanza, una grossa vergogna da parte del nostro Stato, l'aver dimenticato tutti i suoi figli italiani lì in fondo, ancora in fondo alle foibe, e di non aver fatto abbastanza affinché i poveri resti fossero riportati e riconsegnati alle loro famiglie. Vicino alle foibe non c'è una croce, non c'è un percorso, non c'è una targa che ricordi nulla di tutto questo. La foiba dove è stata gettata nostra cugina è immersa in una campagna e noi stessi, nonostante siamo andati lì moltissime volte, è stato sempre difficile ritrovare la foiba, ritrovare il cammino. Questo per dire che sono luoghi totalmente dimenticati. E sono impressi nella memoria soltanto di chi vuole ricordare, e cioè dei familiari. Invece queste tragiche storie devono essere ricordate da tutti, da tutta la nazione, perché all'interno delle foibe e dentro al mare Adriatico, parlo dei poveri annegati della Dalmazia, ci sono finiti non solo gli istriani, fiumani, dalmati, ma ci sono finiti tutti i figli dell'Italia. Perché moltissimi italiani in quel tragico periodo erano lì presenti soltanto per motivi di lavoro, carabinieri, finanzieri, soldati, militari, impiegati pubblici, insegnanti, presidi. Anche loro hanno pagato con la vita questa tragica, hanno pagato con la vita e sono anche loro vittime di questa tragica storia. Noi abbiamo ereditato la memoria di mio padre come figli. E adesso tocca a noi ricordare tutto quello che è accaduto. E tocca a noi portare testimonianza, perché mio padre ha potuto farlo, ma non, chiaramente i tempi non erano maturi, non si poteva parlare moltissimo, e anche se si parlava, il più delle volte o si veniva ignorati oppure non si veniva creduti. Per cui le nostre storie erano raccontate soltanto a livello familiare o nella stretta ricerca di amici e di parenti. E adesso invece il clima è un po' cambiato, c'è una maggiore sensibilità, le istituzioni anche ci sono più vicine, le amministrazioni sono anche più sensibili a queste vicende, per cui tutte le iniziative diciamo in questa direzione sono importantissime e fondamentali per portare avanti il ricordo e per raccontare semplicemente la nuda verità, quello che effettivamente è accaduto. Perché c'è stata una cattiva informazione, c'è stata una disinformazione, c'è stato un vuoto di informazione e questo non deve accadere. Bisogna raccontare senza filtri e senza paura. E noi siamo qui a portare semplicemente la nostra testimonianza. Pensiamo di fare il nostro dovere e di doverlo ai nostri familiari, e semplicemente per una questione di risarcimento morale, per noi che ne siamo i discendenti e per loro che non ci sono più.